Siamo giunti al giro di boa della stagione regolare MLB 2022, ancora una volta dunque tempo per il solito podcastone mensile. Questa volta però non sono solo, inauguriamo una serie con degli ospiti, in questo caso uno molto gradito, quindi presentazioni come si deve per una volta, ai microfoni. Matteo Torgard in compagnia di... Puma Z, buonasera a tutti, buongiorno a tutti, indipendentemente da quando guardate questo video. Allora, per chi non conoscesse, il buon Puma è uno dei fratelli di MLB, possiamo chiamarlo così. È anche lui un canale YouTube che si occupa di baseball, non baseball giocato, più che altro è un baseball storico, no? Mi verrebbe da dire. Sì, diciamo che ormai ci sono da 4 mesi, in realtà molto giovane come canale in confronto a te, che ormai sei qua da anni anche su YouTube. E a differenza tua faccio più che altro appunto piccoli documentari, biografie, origini, parlo del baseball storico più che quello giocato, appunto, sempre a differenza tua. Esatto. Oggi faremo un'analisi di tutte le squadre, visto che siamo oramai arrivati all'All-Star Game, in realtà mancano 2 settimane. Sappiamo che l'All-Star Game è il turning point della stagione per molte squadre. Faremo un format che ho già fatto per gli sport motoristici, che sono i promossi e i bocciati. Velocemente, come funziona? Se una squadra ha fatto molto bene, sarà promossa, se una avrà fatto molto male, sarà bocciata. C'è anche il senza giudizio, te la butto un po' lì, cioè quelle squadre un po' meh, che sono un po' nella terra di nessuno, che non sanno ancora cosa fare della loro vita, no? Ecco, Ci sta, un'analisi di ci sta, tutte e ci 30 sta. le squadre in attesa del gioco vero, che dall'All-Star Game in poi lo sappiamo, effettivamente il gioco comincia a giocare davvero. Ora, questo è letteralmente un video podcast, ultima premessa prima di cominciare. Quindi la versione integrale sarà questa, che uscirà appunto alle 19, la state vedendo in questo momento. Sul canale di Puma ci sarà la versione rieditata per la radio. Esattamente, quella un pochettino più ristretta, ecco. Esatto, quindi sul pieno format di Puma, canale di Puma, link in descrizione, passate perché è bravo, esattamente come me. Allora, Questa cosa, Matteo, mi permetto, visto che ricaricherò anche questo sul mio canale in descrizione, trovate naturalmente anche il canale di Matthew Thorgard e il lungometraggio, che sarà appunto tutta la versione integrale di questo podcast. esatto, Eccoci qua, facciamo e un'ulteriore. grazie del Figurati. secondo. Ulteriore spiegazione, visto che ci sono tantissimi ragazzi nuovi che comunque iniziano a seguirci entrambi, spieghiamo brevemente, ti lascio a te magari il compito di dire come funziona la regular season e perché stiamo facendo questa analisi, no? Ma di come funziona la regular season? Allora, io premetto sempre, visto che racconto e faccio molti video introduttivi, eccetera, se volete buttare un occhio sul mio canale, faccio brevi introduzioni anche in merito di questo. Ma in poche parole, cos'è la regular season? È la stagione regolare della MLB, la stagione massima del baseball statunitense, che si divide in 160 rotte partite. Quante sono già adesso in totale? 162. Due. Sì. 162 e voilà, una lunga maratona di cui adesso attualmente stiamo giungendo appunto a metà e vale la pena adesso parlarne, visto che da un lato metà stagione ce la siamo già portate alle spalle, l'altra metà, quella più interessante, è quella che sta a venire. Vale la pena fare un attimino il punto della situazione. Esatto. E partiamo, come al solito nei miei podcastoni, dall'American League East, divisione colossale, che vede al primo posto, tramite la classifica di MLB.com che abbiamo tutti presente, i New York Yankees, 56 vinte, 21 perse. Eh sì. Promossi, che dobbiamo dire. Cosa vogliamo dire? I New York Yankees è assolutamente la squadra attualmente più forte, con i risultati più concreti della MLB fino adesso, Sì, questa squadra stagione. che ha un monte di lancio incredibile e un attacco che è notorio, quindi hanno veramente messo la quinta, perché se guardiamo il distacco dalla seconda sono 12 partite di vantaggio. Cioè, questi a Pazzesco. ottobre sono già arrivati. Lasciamelo dire, secondo me, non so cosa ne pensi tu. Assolutamente. Secondo me anche il distacco è assolutamente sostanziale, clamoroso, e poi i giocatori, nel senso Aaron Judge, per dirne uno che appunto attualmente è top fuori campo della MLB, e che se la sta contendendo, no, non se la sta contendendo, è il primo posto e basta. E peraltro ha vinto anche Player Del of the mese. League del mese a maggio, e Sì. peraltro. No, no, ma sono Il line-up 29 incredibile, come sentenze, fanno a credo. non guadagnare? No, come fanno a non qualificarsi ai playoff? No, beh, Impossibile. ci sono in carrozza. Poi a ottobre sarà un altro discorso e ci saranno, secondo me, 3-4 squadre che
che potrà dar fastidio, una di queste che può dar molto fastidio è quella dietro agli Yankees, e sono i Toronto Blue Jays, perché sono, è vero, a 12 punti di distacco, ma 44 vinte e 33 perse. I canadesi, ragazzi, stanno arrivando e per me sono promossi, anche loro. Assolutamente promossi anche per me, stanno andando più forti rispetto all'anno scorso e per questa prima metà stagione assolutamente bravi, bravi, no, bravi, bravi. Una bellissima squadra, senza calcolando anche che non hanno Ryu, che è il lanciatore più forte, che si è dovuto operare, è fuori tutto l'anno ed è l'ultimo anno di contratto, tra l'altro, quindi insomma, senza il lanciatore caratteristico per il quale ho anche puntato al fantabaseball con infelici risultati, insomma, Toronto si è scoperta una squadra. Poi c'è quello bravo col 27 che gioca in prima, che insomma, alziamo le mani. Assolutamente. Tra l'altro, piccola cosa così, aneddoto, Vladimir Guerrero Jr. Ad aprile, se non sbaglio, o a maggio, contro, in una serie contro i Yankees, è stato primo giocatore della storia della MLB a battere 3 fuoricampo in una partita contro i Yankees e la partita dopo subire 4 strikeout, sì, sempre appunto contro i Yankees. Il dominicano canadese però è uno che tendenzialmente la spiega. Allora, qua giudizio secondo me sospeso. Boston Red Sox, 43 vinte e 34 perse, terzi nella American League East. Cioè, che per me sono bocciati, La sparo. Perché allora, sono partiti male, si stanno risollevando, però non dovrebbero essere lì. Cioè, dovrebbero essere un po' più in alto a contendersela con gli Yankees, secondo me, per il potenziale che hanno. Hanno un parco rilievi tremendo e il primo mese non battevano mai, cioè. Sì, no, appunto, come dici tu, dobbiamo fare adesso il giudizio. Oggi per me i Red Sox sono bocciati, purtroppo, per come hanno iniziato la stagione. È vero che adesso dall'ultimo mesetto a questa parte stanno recuperando, però ecco, non sono lì dove dovrebbero stare, come sì, ben dici. Forse è più un senza giudizio che altro. Però il senza giudizio, sai perché è che me lo tengo? Per i quarti dell'American League East, che sono i Tampa Bay Rays. 40 vinte e 36 perse. Poi ti spiego perché per me è senza giudizio. Anche loro per te senza giudizio, i Rays? Sì, per un semplice... Guarda, sì, sì, dopo poi ti dico perché. Non lo so, allora io mi prendo, me la collo e li boccio. Più che altro ho visto diverse partite dei Tampa Bay Rays e un giocatore che io apprezzo, ammiro tantissimo, è Randy Arozarena, che io ho visto soltanto lo schifo, sinceramente, in questi ultimi mesi, l'imbarazzo, ma oltre come battitore, che non è che si è distinto particolarmente rispetto all'anno scorso, ma come field player, cioè nel senso di quelle prese, di quelle... Non lo so, non è la squadra sicuramente dell'anno scorso, assolutamente. No. Io ti dico, Dol, senza giudizio, perché sono partiti inizialmente molto piano. Perché è vero che hanno perso qualche giocatore qua e là, vedi Austin Meadows che a Detroit sta facendo pietà, vedi anche altra gente che è andata per altri lidi. Il problema è che questa è una lista infortuni chilometrica, cioè il parco rilievi titolare dei Tampa Bay Rays è fuori per lista infortuni, cioè capisci che se i Tampa Bay Rays togli il monte rilievi, cioè gli azzoppi, per quello mi riservo di valutarli per là, anche perché se questi per sbaglio arrivano a ottobre, e per me ci arrivano, auguri vivissimi a chi li deve battere, perché non è facile. Sì, no, quello è vero, l'abbiamo detto anche una volta tra di noi, Tampa Bay Rays è una di quelle squadre che nei playoff non te li vuoi incontrare necessariamente. No. Però vediamo, attualmente appunto molto zoppa anche dagli infortuni, Brandon Lau, Margot, Zunino, sono fuori tantissimi, sì, sono 11-12 attualmente. Ma anche i rilievi, yeah, tipo FireEisen, Nick Anderson, cioè sono giocatori, sì, che spostano clamorosamente gli equilibri. E nonostante questo Tampa Bay, cioè è vero che è quarta, ma è al 50%, 40 vinte e 36 perse, ragazzi. Cioè, ma qui... dobbiamo sempre tutto valutarla, perché stiamo parlando della AL East, ecco, nel senso, è forse attualmente la divisione più competitiva, più fuori di testa, e lo vediamo anche all'ultimo posto, adesso ci arriviamo. Vai, perché gli ultimi posto ci sono i Puma Z Orioles, giusto? I Puma Z Orioles, non è un segreto, chi mi conosce sa che simpatizzo i Baltimore Orioles. Lo si vede anche in questo momento, perché squadre ti fiamo, giusto a scanso di equivoci. Esattamente. No, che però nel senso, io nel mio piccolo, non perché sei tu ospite, io li promuovevo comunque, nel senso che comunque in sta division veramente macello, arrivare a quasi al 50%, ok, 35-43 il record preciso, è tanta roba. Poi non sono una squadra che è presa dalla strada, cioè è una squadra presentabile, li ho visti giocare anche di recente,
Tre individualità buone, poi tu sei l'esperto, quindi questo è un tuo monologo. Ma guarda, ecco il mio monologo. Ho visto diverse, chiaramente la maggior parte delle partite che ho visto di quest'anno sono state degli Orioles, e a rispetto appunto all'anno scorso è una squadra godibile da guardare, c'è azione, c'è gioco. Non sono chiaramente gli Yankees, gli Dodgers, quelli che vuoi, però per quelli che per il loro budget, per quelli che sono i Baltimore Orioles e quello che la gente si aspetta, quest'anno, almeno per quello che abbiamo visto fino adesso, tanta roba. Siamo ultimi, però che ultimi, nel senso, è in che divisione si sta giocando? Cioè, al momento, se facesse la classifica della wild card, sarebbero 6 partite e mezzo dietro. Sì. Che per carità, sì. Non ci arrivano, perché no. No, no. Però, è fattibile, però no, no, lo sappiamo entrambi. Però permettimi, sognare è comunque lecito e lo farò fino ad ottobre. Per citare Michele Gallerani, che non solo è un mio concittadino, ma anche uno dei commentatori di Sky Sport Italia per il baseball. Come si fa a non essere romantici con il baseball, no? Chi lo sa? Chi lo sa? Assolutamente d'accordo. Tornando a più terreni, American League Central. Primi, sì. I Twins, Minneapolis con 44 vinte e 36 perse, bravi, cioè promossissimi, cioè sottolineati col punto esclamativo, hanno fatto un rimbalzo dalla stagione scorsa invidiabile, tanta roba. Sì, sì, per essere partiti ultimi l'anno scorso, essere primi adesso a metà stagione, con dei risultati veramente incredibili, come hai detto tu appunto, la record è fuori di testa, e poi piccolo nome che io voglio portare è lui Araez, che secondo me è un nome che è emerso appunto adesso soprattutto nella American League, perché è stato bravissimo in tutto. OBP in average a 1.344, attualmente credo che sia il più alto nell'American League, un nome che io fino all'anno scorso credo di aver ignorato completamente. Bravi, me li sto godendo. Ho avuto anche l'onore di vedere in diretta, visto che la trasmetteva Sky Sport, il primo grande slam in carriera fatto al Target Field, una partita recente, quindi no, è un giocatore interessante, non è molto. Il classico fuoricampista, è un contattista. L'acquisto clamoroso di Correa sta funzionando adesso, sì. Prima è partito un po' tardi, però c'è, cioè, Minnesota che si prende i soldi per prendere Correa, insomma vuol dire che 2 o 3 idee per arrivare ai playoff ce li hanno effettivamente i ragazzi, se devo essere onesto. Poi c'è Byron Buxton che comunque sta facendo il suo lavoro, c'è una ventina di fuoricampo che ha battuto quest'anno, insomma, c'è sia potenziale offensivo che difensivo per questa squadra. Esatto. Dietro è un macello per la seconda e terza posizione, secondi sono i Cleveland Guardians, faccio una fatica incredibile a chiamarli Guardians, ma sì. Guardians, 39 vinte, 34 perse. Allora, li promuovo, i Cleveland Indians, Guardians, fate Vobis, ma io non gli davo un centesimo all'inizio. Ma zero, ho detto nei pronostici di inizio stagione, chi ha visto il mio vecchio video lo sa, cioè non era una squadra che poteva lottarsi. E invece ragazzi, rifirmano José Ramírez per il giocatore franchigia, hanno una squadra tutto sommato giovane, hanno Shane Bieber che è una garanzia e sono lì, stanno sfruttando dei passi falsi delle due squadre che sono dietro e ne parleremo molto, però bravi. Guarda, hai detto tutto tu, nel senso, chiaramente José Ramírez sta facendo la sua parte come tutti ci aspettavamo, ma appunto altri nomi e soprattutto nomi emergenti che io non ho mai sentito, come per esempio Steven Kwan, che a inizio stagione, prime 5 partite, ha raggiunto le basi 18 volte, cioè nel senso una cosa fuori di testa, e quindi bravi Guardians, assolutamente materiale da playoff, sì, wildcard sicuramente. Per me i playoff non ci arrivano, perché secondo me quelli che sono arrivati dietro al momento, cioè i Chicago White Sox, sono partiti piano, ma sono una delusione per me. Cioè, se devo dare una bocciatura sicura, sono questi. Assolutamente sì. Per quanto riguarda la NL AL Central, per me è assolutamente d'accordo. No, cioè, una squadra che partiva per vincere, questa deve essere sopra Minnesota a giocarsi il titolo di divisione, invece arranca e ha il 36 vinte e 39 perse, malissimo. Se la giocherà con i Guardians, e adesso ultimamente ho visto che stavano un attimino riprendendo, però sì, malissimo per quello che sono e come hanno finto l'anno scorso, mi aspettavo una posizione decisamente migliore. Quarti, i Detroit Tigers, 29 vinte, 46 perse. Qua? Cosa ne pensi? Guarda, i Detroit Tigers sono belli perché c'è Miguel Cabrera che fa cose, nel senso, adesso recentemente sono state appunto le 3.000 valide, assieme alle 500 fuori campo, si è comunque posizionato come un giocatore stella, è lui, nel senso c'è lui che fa cose, per il resto rimane una squadra
mi dispiace dirlo, però ecco, abbastanza di media-bassa fascia, come sì, lo è stato l'anno scorso, anzi l'anno scorso sono andati decisamente meglio, sì, hanno chiuso meglio. Poi con tutti gli acquisti che hanno fatto, perché Detroit a nomi non è una squadra trascurabile. No, no. Però ragazzi, cioè 29 vinte, 46 perse, mio Dio, cioè ragazzi, hanno preso uno bravo col 28 in interbase, gli hanno dato una barca di soldi. Non so se ti ricordi il contratto di Baez, cioè... Sì, ma io sono, miseria, certo. Oh, ha detto che Baez può uscire dal contratto l'anno prossimo, se Detroit va male, però... bocciatura col punto esclamativo qua. Assolutamente. Anche da dire alla squadra che ha colpito meno fuori campo attualmente, soltanto 42 rispetto a tutte le altre sì, squadre. Per usare, diciamo, un termine calcistico, non segnano neanche con la matita. E potremmo passare alla squadra successiva, ok? Andiamo, andiamo. Kansas City però... Royals, dopo poi torniamo, attenzione. Vai. Attenzione, Kansas City Royals, 28 vinte, 47 perse, vai. Allora, io, a me, nel senso, ultimo ma non ci aspettavamo diversamente, quello che mi sta piacendo molto dei Royals è Bobby Witt Jr., nel senso che grandissima stagione fino adesso. Secondo me Rookie of the Year, punto di domanda, ci sono altri contendenti, però a me è piaciuto, anzi quasi più di Rutschman degli Orioles. Sì, Rutschman ha fatto un po' così. Bobby Witt, la prima partita che ho visto, ha fatto la valida decisiva per portare a casa la vittoria, era contro Cleveland, credo, era proprio l'opening day, quindi... Sì. No, ma è un prospetto molto hypato, non ai livelli di Bryant quando arrivò da Iowa ai Cubs. Adesso Bryant è finito a marcire ai Rockies, però marcire è un parolone. Però insomma, vabbè. A proposito di Ovest, American League West, indovina chi sono primi? Spara un nome a caso. No, non ho capito la domanda, scusami. American League West, un nome a caso per dire chi è primo in classifica dell'American League West? Così, Houston Astros per dirne una? Sì, ma di giustezza, 49 vinte, 27 perse. Ma un attimino, giusto un pelino. Sì, sì, striscia aperta di 4 di fila, va bene, cioè... Posso dire una cosa forte, senza giudizio, perché è ordinaria amministrazione. Andiamo avanti. Nel senso che sono promossi, sì, però cioè, ragazzi, questi qua vanno per ottobre. Ragazzi, cioè, c'è poco da fare, no? Come l'anno scorso che erano contro gli Yankees e anche le altre squadre, cioè. Questi qui giocano davvero da ottobre, questi qua stanno facendo finta, secondo me. Sì, c'è anche poca competizione. Cosa vuoi dire di questa divisione? Cioè, nel senso, inizio stagione incredibile, bellissimo, con degli Angels che mi sono detto, vuoi vedere che questa qua è la stagione giusta? No, non lo è, perché effettivamente non so cosa succede. Abbiamo anche silurato Joe Maddon, il no-hitter, dal no-hitter è andato tutto a rotoli. Sì. Nonostante ci sia Shohei Ohtani e Mike Trout, che continua a dimostrarsi Mike Trout, che è sempre stato... Ci arriviamo. Scusa, perché non volevo scavalcare, ma va benissimo, va bene, anche perché dietro Houston e davanti a Los Angeles, anzi Anaheim, ci sono i Texas Rangers, ragazzi. I Texas Rangers, ragazzi, sono 36 vinte e 39 perse. Ok, questa division è veramente una roba invereconda, mi verrebbe da dire, perché cioè, Houston giocherà col gomito di fuori bevendo il caffè e gli altri se la giocheranno per il posto playoff, secondo me, perché qualcuno se la può giocare. Ci sono tre squadre che secondo me se la cavolo. Texas, sorpresa, promossi, ma io non mi aspettavo che facessero così bene. Assolutamente d'accordo. Giocatori che appunto, a parte Corey Seager, Martin Perez si è abbastanza distinto come lanciatore, ho visto, è stato comunque un'era di 2,22, uno dei top attualmente nella MLB. Sorpresona, sicuramente non me le sarei mai visti a metà stagione in seconda classifica. No. Secondi classificati della divisione. No. Anche perché terzi ex aequo, e quindi qui parliamo per entrambe le squadre, Anaheim Angels o Los Angeles Angels o Anaheim, chiamateli come volete, e i miei Seattle Mariners, poi spiego perché sono miei, sono ex aequo, 37 vinte e 42 perse. Sì. E qua allora possiamo concludere il discorso che facevi prima, no? Sì, Angels, come detto, iniziato. È vero che anche loro, molto zoppi dagli infortuni, sono fuori metà squadra tra Warren, cioè Randon, Fletcher, Bradley, sono zoppi, però non giustifica comunque il risultato attuale. No. Assolutamente. Seattle invece, senza giudizio, secondo me, mentre Angels bocciati, in my honest opinion. Sì, senza se, senza ma, assolutamente. Seattle piace. Senza giudizio perché sono una squadra giovane di talento, che non ha dei nomi incredibili, perché tu vai a vedere il monte stipendi dei Seattle Mariners, non è sto granché, ma sono una squadra e se la stanno giocando, per me
se ingranano magari con uno o due acquisti giusti, se la giocano. L'anno scorso il Seattle ha fatto 90 vittorie e non è andata ai playoff, quindi ci spero, mi piacciono tanto da vedere, sono una squadra giovane. Julio Rodriguez, che tu hai citato anche nel video dei prospetti, peraltro, sì, sta facendo tanta roba, a differenza di Ruchman e di altri che abbiamo visto. I miei Seattle Mariners, perché a MLB The Show 2020 il mio giocatore è finito ai Seattle Mariners. È da lì che ne è cresciuta questa, ho capito. Sì, sì, sì. Beh, poi sono una bella squadra, in realtà Seattle mi affascina, anche nell'hockey simpatizzo, anche se tipo Penguins. Però sì, non c'è, potrebbero arrivarci, però è un macello. Non so, Seattle... è combattuta, sono tutti lì, nel senso può succedere di tutto. Può succedere, non lo so. Non mi ci vedo i Rangers, sinceramente. Spero in un colpo di coda da parte degli Angels, però è tutto aperto. Sicuramente una squadra che non ce la farà è l'ultima di cui parleremo adesso. Oakland, che, o meglio, quello che resta di Oakland, 26 vinte, 53 perse. Ecco, sì, turbo ultima, peggio degli Orioles, peggio dei Royals, cioè, ma senza giudizio per me. Senza giudizio, perché effettivamente ci aspettavamo una cosa del genere, però possiamo anche tranquillamente bocciarli forse, perché comunque qualcosina c'è, è rimasto, però quello che è rimasto non gioca bene. Faccio per esempio riferimento al lanciatore Montas, che l'anno scorso non è andato così male, quest'anno proprio... Vabbè, vediamo. Io ti dico il senza giudizio semplicemente perché Oakland ha dei problemi con lo stadio nuovo, forse non glielo danno e quindi si dice, si pensa che forse Oakland la trasferiscano... e si fa la voce di Portland o Las Vegas, quindi sai, non è neanche facilissimo giocare in questo ambiente qua, secondo assolutamente, me, per certo, quello senza giudizio, certo. Anche perché io ho visto la campagna svendite di Loca, sono tutti finiti ai Mets, mezza squadra è finita ai Mets, e infatti sei visto, infatti, anzi, possiamo parlarne adesso anche subito, ci arriviamo, subito, certo, perché in una division, e qua è monologo mio, dove... a metà maggio abbiamo detto, boh, è finita. Fatta. Attenzione che la National League East è il classico bagno di sangue. Allora, sono primi i Mets. 48 vinte, 29 perse. Firmo dove volete di finirla adesso, la stagione. Basta. Ti conviene da come sì, sta andando. Sì. Vai. Allora, i Mets sono promossi, e non perché sono tifoso, ma perché comunque hanno fatto una stagione, stanno facendo una stagione comunque molto positiva, perché sono a 48 vinte, 29 perse, 62% di vittorie, senza i due lanciatori migliori, perché Scherzer e DeGrom sono ai box, non giocano. Cioè, il monte di lancio è composto da altra gente, tipo Bassett, tipo McGill, hanno ripescato David Peterson, che era a marcire in AAA, a non mi ricordo dove sia la squadra di AAA dei Mets, e stanno tutti facendo bene. L'attacco, Lindor sta facendo Lindor... Quindi gli acquisti di Steve Cohen stanno andando bene. I famosi acquisti degli Oakland Athletics sono tutti finiti ai Mets. Infatti Mark Cagnas è dimostrato un giocatore clamoroso. Stanley Marte, utility player se ce n'è uno. Io, sono contentissimo. Ecco, ai playoff secondo me ci si può arrivare, perché comunque l'organico c'è, si può far benissimo. E attenzione alla campagna acquisti. L'anno scorso è arrivato Baez, che non ha reso niente. Però a nomi il patron dei Mets è uno che tendenzialmente spende. Ecco, infatti... fu molto criticato all'epoca perché era decisamente più ricco degli altri. Però ragazzi, come in Champions le squadre che spendono la vincono, anche in MLB chi spende tendenzialmente vince. Non sempre, però insomma ha delle nomee. Sì, è così. Macello, Atlanta Braves, i campioni in carica, sono svegliati, bravi, promossi. Attenzione. Bravi, 45 vinte, 33 perse, promossi per me. Bravissimi. Promossi a tratti, perché ci sono alcuni giocatori tipo Adam Duval che quest'anno non ha fatto niente praticamente, mentre altri, Austin Riley per citarne uno, che sicuramente la spina dorsale attualmente del franchise, però ecco, sì, certo, laddove a inizio primo quarto di stagione il vantaggio era veramente importante, adesso siamo a 3,5 partite soltanto, quindi si comincia a sentire un attimino il fiato sul collo. No, ma poi i campioni in carica sono sempre i campioni in carica, quindi sono sempre i campioni mai in domi carica. Ragazzi, Atlanta, ricordiamo come ha vinto l'ultimo titolo, cioè ti ricordi come era messi alle trattative di mercato l'anno scorso, cioè certo, rivoluzionando quei reparti esterni e gli acquisti giusti, sono arrivati a vincere un titolo meritatamente, peraltro, perché poi era contro Houston, quindi a maggior ragione. Terzi, Philadelphia, ragazzi, Philadelphia
Io la promuovo Philadelphia, ragazzi, anche loro hanno fatto una streak di vittorie incredibile, incredibile, infatti sono rilanciati, sono sfavoriti rispetto a Braves e Mets, secondo me, però bravi. Però bravi, posso assolutamente essere d'accordo con te. Una delle squadre che simpatizzo di più della divisione, mi sono molto interessato nei Mets quest'anno, visto che so che li segui tu, quindi qualche partitina l'ho guardata. Dei Phillies ho guardato qualcosina di più, cosa dire, Kyle Schwarber assolutamente brillante, così possiamo anche parlare di Bryce Harper, che attualmente credo che sia un attimino infortunato. Comunque, partiti un pochettino, però stiamo andando. Secondo me, wild card... Ci sta. Sai quando è quando hanno iniziato a vincere i Philadelphia Phillies? Quando hanno cambiato allenatore. È vero. Perché non l'abbiamo ancora detto, è successo, per chi non lo sa, un episodio abbastanza particolare, sì. No? Vai. No, non me lo sono marcato, vedi. Non te lo sei marcato, lo dico io. Due giorni dopo, o tre, dove ci fu il licenziamento di Joe Maddon agli Angels, hanno parlato fuori anche Joe Girardi, manager dei Phillies. È arrivato Jimmy Rollins, grande ex giocatore, tra l'altro, di MLB dei primi anni 2010. Certo. E quando è arrivato Rollins, 8 vinte di fila. I Phillies a giugno hanno vinto 19 partite e ne hanno perse 8. Stanno arrivando. Sì. Wild card secondo me è difficile però, perché ci sono altre squadre delle altre leghe, division meglio, che sono un po' più attrezzate. E le vediamo nella West della National League. Ma se la giocano, ecco. Chi non se la gioca è Miami, secondo me. 35 vinte, 40 perse. Però loro, senza giudizio, alla fine, non devi aspettarti chissà che dalla squadra di Derek Jeter, che fu, in realtà, perché non è più il proprietario. Se non sbaglio, hanno cambiato società, casino. Sì, non lo so. No, l'unica cosa che ti posso dire è Jazz Chisholm Jr. È l'unico nome ridondante di questo inizio stagione. Per il resto sì, abbastanza anonimi. No, beh, un altro nome te lo faccio, Sandy Alcantara. Sta tornando con degli anni scorsi. Attenzione, John Berti, per un nome che si conosce mai meno, però attualmente è primo posto nelle stolen bases, nelle basi rubate dell'intera MLB, c'è lui. Sì. Tra l'altro con uno stacco anche abbastanza importante. Non ha fatto nient'altro, ma le basi quelle le sa rubare. Ma nel gioco del baseball MLB è fondamentale ogni dettaglio, basi rubate comprese, quindi... Certo. Altra squadra che non ha né arte né parte è quello che resta dei Washington Nationals, sì. 29 vinte, 50 perse, ecco loro senza giudizio perché, ma senza giudizio anche loro secondo me. Sì, oddio, sì, cosa vuoi dire, nel senso chi c'è sta giocando maluccio, mi riferisco anche a Nelson Cruz per esempio, sicuramente meno rispetto all'anno scorso. Appunto Juan Soto e poco altro. Sì, che peraltro io non ho ancora capito la scelta di Washington l'anno scorso di rivoluzionare la squadra lasciando il povero Soto per recarsi nel deserto. Non la capirò mai questa scelta, ma... Baseball, baby! Ora, National League Central, e qua ci divertiamo, perché abbiamo un bel duello in testa alla classifica. Perché? Primi, Milwaukee Brewers, che a me piacciono un sacco come squadra. So anche questa simpatia per i Brewers, un po' perché mi piace la birra, un po' perché sono belli da vedere, mi piacciono. Certo, anche. 45 vinte, 34 perse. Sarà un bel duello con St. Louis, quindi io parlerei diciamo insieme di queste due formazioni. I primi 45-34, i secondi 43-36. Per me questi se la giocano fino a ottobre e sono due bellissime squadre da vedere, promossi entrambi, bravissimi. E non lo so, per me St. Louis ce la fa arrivare prima, perché è una squadra abituata, Milwaukee è un po' più giovane, però c'ha dei giocatori anche Milwaukee da far paura. Assolutamente, basta dire appunto Christian Yelich che ha fatto il suo terzo hit for the cycle, il sesto nella storia della MLB, d'altra parte però abbiamo... Paul Goldschmidt, per esempio, appunto per i St. Louis Cardinals, sarà una lotta, però chi arriverà primo, cioè primo e secondo, diciamo, sono quelli, perché poi c'è un divario infinito a seguire. Diciamo che la ritengo, la battaglia sarà molto interessante, però è tutto quello che questa divisione ha purtroppo da offrire. Secondo te, chi è favorito nel duello Brewers-Cardinals? Bella domanda, io non lo so, me la sento di più Cardinals, senza in realtà dirti più di tanto, cosa ti posso dire? Non lo so, così a cuore, a sentimento ti direi Cardinals. Ok. Tutte le altre macello al contrario, perché terzi sono i Chicago Cubs, a pari merito con i Pittsburgh Pirates, cioè incredibile,
E ultimi, tra l'altro ieri, perché erano dietro fino all'altro ieri. E ultimi dirilitti Cincinnati Reds, che vabbè, già da aprile questi non giocano più sostanzialmente, perché vabbè, l'hanno buttata a sud la stagione, quindi... Cosa vuoi dire a una squadra che perde un no-hitter? Cioè, nel senso, fanno un no-hitter e perdono lo stesso la partita. C'è poco da dire, c'è poco da dire. Cioè, ci vediamo l'anno prossimo, che dobbiamo dire? Ci vediamo l'anno prossimo, sì. Sì, no, sì. Ecco, è quello che ti dicevo. È una divisione un po' fine a se stessa, perché chi arriverà primo o secondo lo sappiamo, o una e l'altra. Il resto sarà così, tanto sì, per gradire. Però, secondo me, se alle altre due squadre, do senza giudizi, si sa tirare, li boccio. Perché l'anno scorso si giocavano i playoff questi qui, non ci sono arrivati di abbastanza, però fino all'ultima settimana erano lì con una bella squadra, cedendo i due pezzi migliori, poi dopo li abbiamo visti come sono evaporati. Poi ovvio, se parti con un aprile così, basta. È quello, cioè, che ancora adesso il risultato, sono ultimi, però diciamo 342 di percentuale. Inizio stagione era decisamente un'altra storia, cioè nel senso era veramente clamorosa la situazione. Sì, sì. Delle tre squadre un po' nel macello verso il basso vedo meglio i Caps, li ho visti di recente giocare e hanno due o tre individualità che possono arrivare, Christopher Morel, Schwindel, Patrick Wisdom, insomma sta rifondando, hanno preso Pirates, sì, hanno preso Contreras, ha rifondato su lui la squadra e gli altri sono tutti giovani che arrivano, quindi Chicago magari tra uno o due anni magari può migliorare ancora un po'. D'altra parte i Pirates hanno soltanto chi c'è, Brian Reynolds, e penso basta, di un giocatore effettivamente forte attualmente che sta giocando. Sì, ma appunto se ne riparlerà l'anno prossimo di queste tre squadre, penso. Ultima division, e qua ci divertiamo. Primi, Los Angeles Dodgers, 48 vinte e 28 perse. Un po' come, mentre qua sono gli antifurto a casa mia... Tutto bene? Sì, penso di sì. Una controllatina. No. Ok. Senza giudizio, stesso discorso per gli Astros. Questi devono essere sopra, per quello che hanno, per i molti stipendi che si ritrovano. Se non sono primi è un delitto. Cioè, anzi, lo sono da relativamente poco, perché qualche settimana fa c'è stato pure il sorpasso dei Padres, quindi bene ma non benissimo. Sì, sospenderei anch'io, perché per quello che hanno dovrebbero avere un stacco sui Padres decisamente più sostanziale. Sì. Poi, è vero che i giochi veri li facciamo a ottobre, ma tendenzialmente i Dodgers e anni che, a parte il 2020, spendono e tendenzialmente non vincono, perché hanno fatto le due World Series perse, hanno fatto le semifinali playoff perdendole pure lì, l'anno scorso hanno perso dai Braves in 7 partite, quindi insomma... La difficoltà attualmente per loro, per i Dodgers, sicuramente gli infortuni, lista infortuni infinita di 16 giocatori, tra cui anche Mookie Betts, quindi... Sì. Però... I giocatori non mancano, nel senso... Sì, ho capito, però se tu prendi gli Oklahoma City Dodgers e li metti a giocare con una squadra di MLB di media-bassa classifica, secondo me vincono per il roster che hanno, quindi... Certo. Giudizio sospeso. I Padres, San Diego, non ho idea di che giudizio dare, perché erano partiti male, si sono rimessi in sesto, ora sono secondi, senza Tatis Junior, tra l'altro. Quindi, quello. Sicuramente una grande mancanza, d'altra parte Manny Machado sta giocando molto meglio rispetto all'anno scorso. Sì, quindi... sì. Tu li promuovi sostanzialmente, se ho capito. Ah, io li promuoverei, sì, sulla base anche più che altro del rendimento dell'anno scorso. Faccio molto anche il paragone, come hanno chiuso l'anno scorso, come hanno ripreso quest'anno. Secondo me non stanno andando male, se la stanno giocando bene, anzi appunto, grande festa a Los Angeles quando c'è stato il sorpasso, adesso siamo di nuovo un attimino dietro. Io premetto, preferisco i Dodgers, anzi li simpatizzo fortemente, però non mi sento di bocciare i Padres per questo. No. San Diego, diciamo, è un po' il nuovo che avanza, mettiamola così. Los Angeles, volevo dire San Diego, tra l'altro, sì, certo. Sì, San Diego, no, va bene. Io ti boccio i San Francisco Giants, 40 vinte, 35 perse. Te la sparo a bruciapelo così. L'anno scorso sono andati molto meglio, non so neanche cosa dire, guarda, mi sono preparato un paio di frasi da scrivere, da dire per ogni squadra, sui San Francisco Giants è rimasto vuoto, non so cosa dirti. Sono implosi, cioè ragazzi, hanno vinto 107 partite lo scorso anno, sono dietro San Diego, ok che San Diego ha rimbalzato verso l'alto, ma mi aspettavo che i passi dei Giants fossero sempre più in avanti, non indietro, perché sono una bella squadra da vedere, insomma. Sono, certo, assolutamente. Anche nomi interessanti, però non lo so. Premetto, non ho visto mezza partita dei Giants tutto l'anno, tutta la stagione. Oh, è difficile, giocando in California, anche da noi in Italia, capisci che è difficile
avere quelle partite lì. Infatti ci fanno vedere sempre o l'Est o il Midwest, ecco, perché almeno sono orari decenti. Sospendo il giudizio su Arizona e Colorado, che per l'amor di Dio, per quello che hanno fatto, sta facendo una signora stagione, secondo me. Sì. Allora, guarda, io promuover... Sospendiamo magari i Diamondbacks, ma per quanto riguarda i Colorado Rockies, mi sentirei quasi anche di bocciare un pochettino, perché avevano cominciato veramente bene la stagione, cavoli. Erano, adesso non mi ricordo se addirittura secondi, il primo mese. Comunque, veramente un... E adesso, invece, un attimino, anche rispetto a tutte le altre squadre che ci sono in quella zona, i Rockies sono decisamente quelli più... Più me. Dovrebbero fare decisamente di me. Sì. Inizio stagione era veramente scoppiettante. Mi aspettavo qualcosina di più, non so. Invece vedermeli adesso ultimi mi dispiace quasi. Esatto. Una squadra simpatica, non so, a me piace. Esatto. Giusto per curiosità, andiamo a vedere un po' insieme le classifiche della wild card. Se finisse adesso la stagione, no? Visto che prima ho detto scherzosamente arbitro fischia, si qualificherebbero Yankees, Houston e Minnesota come vincitrici di divisioni. Per chi non lo sapesse, si qualificano ai playoff quest'anno 6 squadre per ogni lega, ok? E tramite wild card Toronto, Boston e Cleveland. Tampa Bay sarebbe fuori di mezza partita, quindi immaginati gli accoppiamenti con Minnesota, Cleveland e Toronto-Boston come accoppiamento playoff al primo turno. Sarebbe bellissimo. Bellissimo, Ah, beh, ma da qua in bellissimo. Poi questa classifica anche nei miei podcast ufficiali poi tornerà, insomma, da qua in poi giochiamo davvero, ragazzi. Nella National League... Dodgers, Mets e Milwaukee sarebbero qualificati diretti ai playoff, con Milwaukee che affronterebbe la sesta classificata, che sarebbe St. Louis, quindi derby della Central, e un affascinante San Diego-Atlanta. Mamma mia. Sarebbe bellissimo. Finisce così, sarebbe bellissimo, veramente, guarda. Sì, beh, ma anche se tornasse Tampa Bay, anche se venissero sui White Sox, San Francisco, Philadelphia. No, da qui in poi, ragazzi, si gioca davvero. Ultima domanda prima di chiudere: il giocatore che ti ha sorpreso di più e il giocatore che ti ha deluso di più di tutta la Lega? Mia. Questa non è preparata, è una domanda brucissimo, però... È terribile! Cavoli, mi devi dare 2 secondi, mi devi dare veramente 2 secondi. Va bene, allora io ti dico i miei. Dammi due secondi. Mentre ci pensi ti dico i miei. Allora, il giocatore che mi ha sorpreso di più è... Joe Musgrove, lanciatore dei Padres con una stagione irreale, se San Diego è secondo è anche merito suo, ha delle statistiche veramente invidiabili. Chi mi ha deluso parecchio, ma parecchio, è Javier Baez, Detroit Tigers, perché, l'ho detto prima, hanno speso Detroit Tigers una barca di soldi, hanno fatto un contratto di 10 anni a n mila milioni l'anno, e il rendimento di Baez è... di un normalissimo giocatore, anzi molto sottotono, ma Baez è un campione di sto gioco, sta rendendo male, quindi se devo fare, no, come faccio nei miei podcast motoristici, i driver del giorno, delusione del giorno, giocatore del periodo, Musgrove, delusione del giorno, del periodo, Baez, per me. No, hai ragione, se devo effettivamente pensarci, sì, lo direi anche io. Allora, sorpresa per me, nuova, poi per l'altro appunto... Ribadisco, secondo me è Bobby Witt Jr. A me è piaciuto tantissimo questo giocatore, ha del potenziale, secondo me vedremo nei prossimi anni, se non ancora questa stagione, di più di lui. Per me è stata una sorpresa. Delusione, oltre a Baez, chi altro possiamo buttare sotto il treno? Ah, ce n'è. Ce n'è, però poi andare a scegliere uno... Randy Arozarena, per me lui sicuramente la grande delusione di quest'anno, un giocatore che ho adorato l'anno scorso, ma anche proprio come attitudine, mi piace tantissimo. Quest'anno l'imbarazzo, veramente guardarlo, il cringe mi sentivo in imbarazzo per lui, certe cose che le prendo io che non so, lasciamo stare, per me è bocciato Randy Arozarena. Siamo arrivati alla fine, direi, quindi... Sì. Ricordo ancora una volta, versione integrale, la stai vedendo in questo momento, lunedì sera, ricordiamolo, versione per la radio e per gli utenti un po' più fruibili, sul canale di Puma. Grazie per essere stato con me. Grazie a te per l'invito. E dunque, ancora una volta, il saluto da parte di Matteo Torgard. Egregi, con le palle nelle basi, Puma Z sempre presente. Alla prossima. Alla prossima.